di Van Gogh. C'era una volta un punto, stanco di essere un punto e basta. Aveva passato tutta la vita tra la parola stanco e finché, con la F maiuscola. Quel finché si dava continuamente delle ali perché era la prima parola di una lunga frase. Il nonno del nostro punto era stato un punto importante. Era stato l'ultimo punto di un libro di 896 pagine. Suo nonno, in lunghi anni di onorata carriera di punto, mai aveva dubitato del suo ruolo, mai. Ma il nostro punto era stanco. Stanco di essere un punto e basta. E a ricordargli il suo stato era proprio la parola che gli stava continuamente accanto. La parola stanco. A volte si domandava che cosa sarebbe potuto diventare. Come avrebbe potuto cambiare la sua vita monotona e noiosa di punto. Punto e basta. Accanto alla sua frase, o meglio, alla fine della sua frase, che iniziava con quel presuntuoso di finché, c'era un tipo strano, un suo lontano parente, tale punto esclamativo, che non ammetteva mai repliche. Lui era lì, sempre meravigliato e stupito. E quando non era meravigliato e stupito, era arrabbiato. Oppure non faceva che dare ordini. Era perentorio, categorico nelle sue esclamazioni. Non faceva che ripetergli: sarai solo un punto. Non combinerai mai niente. Non fai altro che lamentarti, ma solo tu puoi decidere del tuo futuro. Potrai essere solo un punto e basta. A meno che i puntini di sospensione, anche loro parenti stretti del nostro punto, cugini per la precisione, intervenuti nella loro discussione, avevano instillato nella sua testa un'idea quasi rivoluzionaria. Un'idea che pareva quasi una pazzia. Lui poteva diventare ben altro di un semplice punto alla fine di una frase. Qualche volta ci aveva provato anche tra le pagine del libro a spostarsi, a essere qualcosa di diverso rispetto ad un semplice punto. Ma veniva sempre sgridato da tutti, dalle virgole in particolare. Quelle pettegole non facevano altro che fare la spia. Per loro, punto, doveva rimanere solo un punto e basta. Ma lui sognava ben altro per la sua vita. Sì, ma cosa poteva diventare? Così, per prima cosa, decise di spostarsi. E badate bene che spostarsi da stanco e da finché non era affatto facile, con le virgole ficcanaso sempre pronte a spifferare tutto poi. Ma si fece coraggio e allora con un balzo saltò fuori dalla pagina, rotolò, rimbalzò e alla fine atterrò su di un foglio. Certo, si sentiva un po' ammaccato, ma era felice perché per la prima volta si sentiva libero. Approfittò della distrazione di Teo, che aveva abbandonato il libro che fingeva di leggere, per dedicarsi a ciò che amava fare di più: inventare storie. Per il nostro punto non fu facile affrontare quell'avventura. Fece un balzo e poi un altro e un altro ancora, finendo sui disegni che Vincent, il fratello di Teo, lasciava in disordine sulla scrivania che condivideva con lui. Tra un saltello ed un altro, si era trovato prima nella pupilla dell'autoritratto con cappello di feltro di Vincent, poi nel lume della sua camera da letto, poi come un
puntino della corolla di un meraviglioso girasole. Insomma, quello era solo l'inizio della sua nuova vita. La sua non era più la vita noiosa di un punto e basta. Adesso era diventato un punto artistico. Perché non ce l'aveva pensato prima? Ogni tanto provava nostalgia per gli amici lasciati dentro il libro. Chissà se qualcuno aveva preso il suo posto tra la parola stanco e il gradasso finché, con la F maiuscola. E se invece la sua assenza era passata inosservata? Difficile in fondo. Tutti sanno che una frase senza il punto accanto ad un'altra cambia di significato. Insomma, il punto è importante, ma questa nuova vita era tutta un'altra vita. Fu in quel momento che si rese conto di quanto adesso fosse tenuto in considerazione da tutti, anche da suo cugino punto esclamativo, che con le buone o con le cattive lo aveva incoraggiato a seguire il suo istinto e a trovare la sua strada. Vuoi mettere? Essere un punto artistico? Era davvero la sua vera vita. Era davvero tutta un'altra cosa. La notte, poi, era il momento che preferiva. Si trovava a volteggiare in quel cielo stellato che Vincent aveva dipinto mentre ascoltava una storia fantastica di suo fratello Theodorus, che non amava leggere, ma quant'era bravo a raccontare storie. In quella notte stellata, dipinta da quel ragazzino un po' introverso, pieno di punti come lui, tutti quei colori lo rendevano felice. Tutti ammiravano quel punto nel bel mezzo di un'opera d'arte del famoso pittore Vincent van Gogh. Il nostro punto aveva fatto carriera. Era davvero diventato un punto artistico tra più apprezzati e ammirati. Adesso poteva viaggiare e visitare le città più belle del mondo: Roma, Parigi, New York, Madrid. E non era che l'inizio. In famiglia, solo suo cugino punto e basta, era arrivato a tanto successo, pur rimanendo rinchiuso tra le pagine di un libro. C'era riuscito con il book crossing, che per i punti di tutto il mondo era un'occasione di viaggio che genitori e nonni non avevano mai provato. Nonno punto era così orgoglioso del nipote punto artistico. Anche se continuava a borbottare, come tutti i nonni che si rispettino fa, che la modernità poteva anche fare male, che mai lui avrebbe pensato di lasciare la sua città, il suo libro, il suo posto a pagina 896, ultimo punto dell'ultima frase. Punto. Punto e basta.